A volte qualcuno di voi mi scrive dicendomi che alcuni ambienti della casa sono piccoli e un po' opprimenti, però non può fare nulla per renderli più grandi perché i muri non si possono toccare. Ecco, se questa è la vostra situazione, guardate questo video fino alla fine, perché in questa guida vi parlerò di come potete far sembrare più grande una stanza senza bisogno di fare demolizioni e soprattutto senza bisogno di spendere una montagna di soldi. Vedremo diverse idee, così potrete scegliere in base ai vostri gusti o in base allo stile della vostra casa. Prima di partire vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube, così sarete sempre aggiornati su tutte le guide che pubblicherò. La prima cosa che potete fare, tra l'altro costo zero, è quella di mettere in ordine la stanza e l'ambiente. Ovviamente una stanza pulita e senza ingombri sembrerà subito più grande ed ariosa. Se avete dei cappotti o delle borse appoggiati sulle sedie, metteteli in un armadio. Se ci sono oggetti e buste sparsi sul tavolo del soggiorno o della cucina, metteteli sulle mensole o dentro dei cassetti e magari pulite anche i vetri delle finestre, perché in questo modo entrerà più luce. E quello che non serve, via in un cestino. Adesso guardatevi attorno. Non è già meglio? La seconda cosa che potete fare è utilizzare degli specchi. Gli specchi sono degli alleati preziosi perché riflettono luce e parte della stanza. In questo modo è come se le dimensioni raddoppiassero. Se non amate quelli a parete, allora potete utilizzare quelli da appoggiare a terra. Ce ne sono di tantissimi stili, ma io personalmente vi consiglio uno stile moderno, minimal, e starei lontano da cornici molto grandi, cornici ingombranti. Nel caso dello specchio a terra, posizionatelo in una posizione furba, quindi una posizione che esalti le proprietà di questo elemento di arredo. Ricordiamoci che l'obiettivo è quello di far sembrare più grande la stanza. Una posizione furba potrebbe essere di fianco alla finestra della camera, in modo tale che lo specchio rifletta la luce naturale e anche l'ambiente esterno. Se invece acquistate uno specchio a parete, vi consiglio di valutare l'acquisto di un elemento grande, di dimensioni generose e magari di forma tonda. Questo perché? Perché la forma tonda andrebbe a spezzare le solite forme quadrate e rettangolari alle quali tutti siamo abituati con i soliti arredi. La terza idea è quella di farvi aiutare dai mobili, in particolare alcuni mobili. Prima di tutto i mobili multifunzionali, ovvero mobili che svolgono più funzioni. In questo caso l'esempio della foto è perfetto, ovvero un puff che quando è chiuso vi serve per sedervi o appoggiare i piedi, ma che potete anche aprire per metterci dentro quello che volete. Poi ci sono anche altri esempi di mobili multifunzionali, come ad esempio la cassapanca, il divano letto, un tavolo espandibile oppure un letto con i cassetti. Il concetto è questo: meno mobili, più spazio. Un altro tipo di mobili che potete utilizzare sono quelli sospesi, e quel principio è molto semplice: grazie ai mobili sospesi la luce potrà passare sotto il mobile e così facendo tutto l'ambiente sembrerà più grande. Esempio classico del mobile sospeso, la parete attrezzata che ospita la televisione in soggiorno. Un'alternativa sono i mobili con i piedini, e magari con dei piedini piuttosto alti, e il concetto è sempre quello: far passare la luce affinché tutto l'ambiente sembri più luminoso, più arioso, più grande. Ci sono tante possibilità di mobili con i piedini, sia per la zona giorno che per la zona notte. Ad esempio, per quanto riguarda il soggiorno, potreste scegliere di acquistare un divano con i piedini piuttosto alti, anziché un divano squadrato che poggia completamente a terra e che anche visivamente è molto più pesante da vedere. Per finire con la categoria dei mobili abbiamo i mobili trasparenti, che sono utilissimi per far passare la luce e per alleggerire l'ambiente. Abbiamo molte proposte anche qui. Mi viene da dire ad esempio i tavoli con il pianale in vetro e con dei robusti piedi in legno o in acciaio o in altri materiali, così come le scrivanie per uno studio o per una camera da letto. E oppure ci sono le sedie, anche le sedie trasparenti, e adesso vanno molto quelle in policarbonato, che possono essere utilizzate in diversi ambienti. E su questo argomento nella descrizione del video trovate maggiori informazioni. Comunque avete visto che abbiamo stilato una lista di mobili che possono essere utilizzati per far sembrare più grande la vostra stanza. La quarta idea è quella di utilizzare la carta da parati. Potete utilizzare carta da parati a strisce orizzontali oppure verticali,
oppure la carta da parati e ad effetto profondità. Per quanto riguarda la carta strisce, se puntate su quella strisce verticali avrete l'effetto che la stanza e tutto l'ambiente sembrerà innalzarsi, quindi sembrerà più grande, più ampio. E se utilizzate invece quella a strisce orizzontali, tutta la camera sembrerà più grande. Ovviamente non vi piace la carta da parati o volete utilizzare qualcos'altro, potete realizzare le strisce con le tinteggiature. Per quanto riguarda la carta da parati a effetto profondità, vi basterà rivestire un'unica parete per ottenere un risultato meraviglioso, soprattutto se vi rivolgerete a dei professionisti che sanno quello che fanno e hanno dei prodotti grafici veramente di qualità. E la cosa bella della carta da parati a effetto profondità è che ormai è disponibile da anni anche per i bagni, quindi eventualmente se avete un bagno di piccole dimensioni potete valutare anche di rivestire la parete del bagno. L'idea numero 5 è quella di seguire la regola del cantalupo e mi riferisco proprio al melone. Questo principio, questa regola, afferma che quando pensiamo a come arredare la casa dovremmo tenere sempre in mente il melone di cantalupo e dovremmo preferire degli arredi, dei piccoli arredi, delle decorazioni che abbiano almeno le dimensioni di un melone o più grandi. In questo modo avremo meno mobili, meno oggetti in giro per la casa e più spazio. Dal mio punto di vista è un principio che funziona in questo caso, dove vogliamo far sembrare più grande una stanza, e fatemi sapere che ne pensate secondo voi con un commento qui sotto. La sesta idea è quella di eliminare le fughe dai pavimenti e quindi sfruttare la continuità per far sembrare più grande un ambiente. Molti materiali vi aiuteranno a dare continuità alla stanza, sicuramente alcuni ci riescono meglio di altri, anche se dovete tenere sempre a mente che il colore che sceglierete per i pavimenti ha una grande rilevanza. Tra i materiali che aiutano a dare continuità abbiamo il marmo, il microcemento, le resine, il laminato, il PVC e il grass porcellanato. Questi sono i materiali principali. Tenete sempre però a mente che è molto importante il colore che sceglierete per i vostri pavimenti. La settima idea consiste nel richiamare l'attenzione. In pratica, per distogliere l'attenzione dalla grandezza della camera, potete ingannare l'occhio utilizzando questo trucco. Dovete semplicemente scegliere un punto lontano dall'ingresso della stanza dove posizionerete un arredo che attrarrà lo sguardo di chi entra. Questo arredo può essere un mobile particolare, anche uno specchio come quelli che abbiamo visto prima, un grande quadro, ma dovrebbe essere un quadro davvero grande, oppure un ornamento originale come un adesivo o una scritta LED. Magari in casa avete già l'oggetto giusto, dovete solo trovare il punto della stanza dove posizionarlo. L'idea numero 8 è quella di sfruttare l'illuminazione artificiale. Questo è un capitolo molto ampio che non tratterò qui, io vado sul pratico e vi dico che cosa fare e che cosa non fare per massimizzare i risultati. Per quanto riguarda l'illuminazione, sicuramente dovete evitare i grandi lampadari penzolanti che tendono anche un po' a opprimere. Utilizzate più punti luce, quindi faretti, piantane e via dicendo, e illuminate bene gli angoli della stanza. Già applicando questi consigli dovreste ottenere grandi risultati. Con l'idea numero 9 dovete farvi aiutare dalle tende. Per prima cosa, occhio al tessuto, non deve essere troppo pesante e di un colore scuro. Poi potete utilizzare due accorgimenti. Il primo è quello di montare delle tende molto lunghe che partono dal soffitto e arrivano praticamente fino a terra, in modo tale che la stanza sembri più alta. Il secondo accorgimento è quello di montare dei bastoni e delle tende più larghi della finestra, in modo tale anche da allargare la finestra, da farla sembrare più larga. So che è un gioco di percezioni alla fine, ma è proprio su questo che dovete fare leva per far sembrare più grande l'ambiente. L'idea numero 10 è quella di arredare in stile minimal. Il fulcro di questo stile di arredo si può riassumere con queste parole: solo ciò che conta. Ci sono pochi arredi, tutti perfettamente in armonia e in ordine. Personalmente adoro questo stile di arredo che è adatto a chi, come me,
ha poco tempo per fare le pulizie. Comunque, se volete approfondire il minimalismo, l'arredo minimal, vi consiglio di guardare nella descrizione del video perché troverete la mia guida approfondita su questo stile. Per finire, potete far sembrare più grande una stanza affidandovi ai colori. Ho messo i colori come ultimo punto della lista, ma certamente non sono ultimi per quanto riguarda l'importanza. Sui colori, ovviamente il bianco è sempre in cima alle classifiche, soprattutto se pensiamo alle tinteggiature delle pareti, ma questo non significa che dovete arredare la vostra stanza pensando ad un igloo, anzi potete valutare diverse tonalità come il beige, il tortora, il panna, abbinati a dei mobili che possiedono le caratteristiche già viste al punto numero 3. Ma soprattutto ricordate due regole. Regola numero 1, preferite mobili bassi. Li dovreste preferire perché è tutto un gioco di proporzioni. Dei mobili bassi lasceranno più spazio sopra di loro e quindi la stanza sembrerà più grande. Seconda regola, meglio pochi grandi mobili che tanti piccoli mobili. So che a volte l'istinto suggerisce il contrario, ma vi assicuro che in ambienti piccoli è meglio avere pochi mobili che comunicheranno più pulizia ed armonia. Queste erano le mie 11 idee per rendere più grande una stanza. Fatemi sapere che ne pensate con un commento qui sotto e con un mi piace. Iscrivetevi al canale e guardate nella descrizione del video perché troverete delle informazioni molto importanti su questa guida e su altre guide relative alla ristrutturazione e l'arredo della vostra casa. Ci vediamo alla prossima puntata su Voglia di Ristrutturare. Un saluto a tutti da Lorenzo. Ciao ragazzi!